Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti. Attendiamo che entrino tutti i partecipanti, ci sono già i puntualissimi, vedo che il numero dei partecipanti aumenta, benvenuti. Benvenuti a questo secondo appuntamento dell'OpenGov Week. È una manifestazione nata per promuovere i principi del governo aperto e per discutere di tutte le interessanti iniziative che vengono svolte dalle amministrazioni, dalle organizzazioni della società civile, delle amministrazioni locali, anche territoriali, sui temi del governo aperto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Attendiamo giusto qualche minuto che arrivino anche gli altri partecipanti che si sono registrati a questo appuntamento dove si discuterà dell'innovazione digitale inclusiva. Sono tantissimi i relatori di questo appuntamento. Con una serie di iniziative che avranno il piacere e l'onore di illustrarvi. Intanto io mi presento, sono Elisa Barbagiovanni Gasparo, lavoro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica nell'Ufficio dell'Innovazione Amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la formazione. Benvenuti, ne approfitto per darvi qualche indicazione. Esiste la chat, dove insomma, potete scambiare opinioni, commenti e ciò che più desiderate, e esiste il box domande e risposte, che invece è utile laddove per caso avete necessità di fare qualche domanda specifica, magari a qualche relatore, e per noi è più facile individuarle perché non si perdono nell'elenco dei commenti della chat, quindi vi invito a utilizzare il box domande e risposte. Benissimo, siamo già circa 60 partecipanti e io ne approfitto appunto per darvi il benvenuto nuovamente a tutti e per ringraziare i relatori che verranno dopo di me e per darvi qualche informazione di contesto. Probabilmente molti di voi sapranno già che cos'è il governo aperto, cos'è l'Open Gov Week. Forse alcuni di voi non sapranno che l'Open Gov Week è nata proprio da un'iniziativa italiana, ma si svolge a livello mondiale. Ieri c'è stata l'apertura in diretta, diciamo, tra tutti i paesi che aderenti. E sappiate però che l'iniziativa è nata circa 10 anni fa, diciamo, anno più, anno meno, proprio in Italia e si chiamava Settimana dell'Amministrazione Aperta. L'obiettivo era lo stesso, quindi promuovere i principi dell'amministrazione aperta, quindi del governo aperto, per chi magari lo sente spesso nominare, sente dire open government, ed è quell'approccio metodologico che risulta utile per favorire dei processi amministrativi che sono basati su dei principi, diciamo, che sono principi cardine, quali la trasparenza, la partecipazione civica, la lotta alla corruzione, l'accountability e l'innovazione digitale. Ecco perché oggi ci troviamo a discutere di questo importante argomento. Bene, 10 anni fa è nata l'iniziativa Settimana dell'Amministrazione Aperta, che è piaciuta alla community internazionale, alla partnership internazionale, chi non la conosce si chiama OpenGov Partnership, talmente piaciuta da diventare poi una manifestazione a livello mondiale. Ecco perché si chiama OpenGov Week in tutti i paesi del mondo. Quindi no, abbiamo anche questo privilegio di essere stati l'inventore di questa importante iniziativa. Beh, passiamo direttamente all'obiettivo di oggi. Allora, oggi diciamo che sono qui, do il benvenuto ai vari relatori. Quello che volevo illustrarvi era qualche dato di contesto per chi probabilmente non ha mai sentito parlare di governo aperto. Quindi abbiamo detto che il governo aperto fornisce un approccio metodologico, rappresenta un po' una filosofia, se vogliamo dire in altri termini, che però dà importanti punti di vista, cioè fa capire quanto è importante agire attraverso attività che siano quelle più legate alla partecipazione, alla contabilità, all'innovazione digitale, per migliorare i processi amministrativi. L'Italia ha aderito, come dicevo, alla partnership mondiale nel 2011. Da allora persegue tutta una serie di obiettivi, tra i quali quelli di realizzare dei piani di azione biennali per il governo aperto, dove le amministrazioni pubbliche insieme alle organizzazioni della società civile si impegnano a mettere sul campo, quindi a mettere su questo piano delle azioni concrete e si impegnano a realizzarne nel biennio. Tutte le informazioni sull'Open Gov
sul governo aperto, su questo piano nazionale d'azione, sull'Open Government Week, potete trovarle sul portale nazionale per il governo aperto, che è il portale open.gov.it, per chi non lo conoscesse. Tra l'altro, proprio in questo portale troverete anche una news che ha a che fare con l'Open Government Week, vi dirà quali sono i prossimi appuntamenti, quindi io vi esorto anche a iscrivervi per gli appuntamenti che ci saranno oggi, altri appuntamenti, domani, dopodomani, insomma, è una vera settimana dedicata al governo aperto. Io non voglio farvi perdere altro tempo perché sono davvero tanti gli argomenti, sono davvero interessanti. Volevo solo concludere facendo una riflessione tutti insieme. Il Dipartimento che io oggi qui rappresento sostiene da sempre che le politiche pubbliche si rafforzano grazie e soprattutto alla collaborazione, all'inclusione, allo scambio di esperienze e competenze. E lo fa appunto con la consapevolezza di portare avanti anche dei piani d'azione nazionale molto importanti. I piani d'azione nazionale sono tantissimi, ricchi di impegni, ricchi di azioni, la storia la potete vedere più avanti e sicuramente dopo di me la Flavia Marzano vi illustrerà esattamente di cosa stiamo parlando, cioè dell'azione innovazione digitale inclusiva, che è quella che è stata una delle azioni individuate per il quinto piano d'azione. Io concludo riflettendo sul concetto della tecnologia e mi piaceva portarvi questa riflessione attraverso una lettera che forse qualcuno di voi la conoscerà, che il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha scritto quando è nata la figlia. Cioè, lui aveva l'idea di superare il concetto di network come semplice entrata in connessione di persone, ma voleva farle diventare una comunità. Quindi il concetto di inclusione è molto importante e soprattutto l'evoluzione tecnologica, dobbiamo essere consapevoli di questo, presenta tra i suoi effetti collaterali anche lo stimolo di un pericoloso isolamento digitale che noi dobbiamo evitare. E perché? Perché questo comporta anche un allentamento dei rapporti umani a livello culturale, emotivo e anche di più. E questo è quello che noi cerchiamo di fare e che sentirete dai relatori, cioè l'idea di aprire i dati, di parlare di partecipazione civica, di processi decisionali pubblici, di abbattere i divari digitali, vanno tutto incontro a questo elemento importante che è quello di creare comunità e di superare i divari digitali. Detto ciò, io vi auguro un buon webinar, do la parola a Flavia Marzano. E vi ricordo gli appuntamenti dell'Open Gov Week che dureranno per tutta la settimana. Grazie mille Elisa, grazie davvero, buongiorno, benvenute e benvenuti. Sono Flavia Marzano, come ci diceva, membro della Task Force Open Gov, molto che 10 anni fa eravamo tra quelli come società civile che hanno fatto nascere la settimana dell'amministrazione aperta e qualche anno prima ha spinto perché l'Italia aderisse all'Open Government Partnership. Adesso sono più di 70 le amministrazioni mondiali che hanno aderito. Tra l'altro segnalo che a proposito di inclusione, oggi pomeriggio alle 2:30 ci sarà un altro evento, sempre nell'ambito della settimana, che si chiama Innovazione Digitale Inclusiva e Genere, perché anche questo è un'altra delle strade che vanno raccolte. E davvero sono felice di vedere le persone fantastiche che parleranno oggi, ma lascio lo spazio a loro. Di cosa parliamo oggi? Della quinta area di azione del quinto NAP, del quinto piano di azione nazionale, ovvero appunto l'innovazione digitale inclusiva. L'innovazione digitale è il principio su cui di fatto si basano le politiche del governo aperto, perché è da lì che si passa, ed è un intervento non solo essenziale, ma anche trasversale a tutti gli altri principi, perché senza di questo gli altri principi non vengono attuati. Trasparenza senza open data non ci sarà, partecipazione civica senza piattaforme di partecipazione non ci sarebbe, lotta alla corruzione, accountability, rendicontazione, ascolto. Ecco, quest'area tra l'altro prevede due impegni e mi fermo qui. Uno è sulla cittadinanza digitale, quindi abilitare all'innovazione digitale inclusiva, e l'altro su standard aperti per l'inclusività e la partecipazione della società civile nel monitoraggio della spesa pubblica. Ho detto tutto, passo la parola direttamente a Silvia Conticelli di Repubblica Digitale, che ci dirà quante e quali sono le loro iniziative. Grazie davvero. Grazie Flavia.
Io sono Silvia Monticelli e appunto mi occupo al Dipartimento per la Trasformazione Digitale dell'iniziativa Repubblica Digitale. Adesso condividerò con voi lo schermo. Ok, spero che si veda, io lo vedo ancora, ok. Vedete, si vede? Sì, si vede correttamente, perfetto. Sì. Ok, allora come forse già saprete, Repubblica Digitale è il programma strategico nazionale che è coordinato appunto dal Dipartimento e che ha l'obiettivo di ridurre il divario digitale e promuovere la cultura digitale all'interno del paese. Perché diciamo che la situazione che attuale dell'Italia è, parlando di competenze digitali, sicuramente diciamo è ancora molto da migliorare. Attualmente sono 6% la percentuale di cittadini che ha competenze digitali almeno a livello base, contro una media europea del 54%. Il 23% invece è la percentuale di cittadini che utilizzano servizi di e-government, anche qua molto sotto la media europea. E diciamo dati non troppo importanti li troviamo anche appunto negli altri ambiti che vedete citati, soprattutto per esempio mi preme sottolineare il divario di genere, la percentuale di divario di genere nelle competenze digitali almeno di livello base, che è sicuramente una delle problematiche che capire e analizzare e risolvere diciamo nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda, no, non riesco ad andare avanti, vediamo se... Ok, quindi Repubblica Digitale per cercare di in qualche modo portare, affrontare il problema appunto delle competenze nei vari ambiti che abbiamo visto prima, ha creato un network che vede la partecipazione di diversi attori. Allora, da una parte c'è il Comitato Tecnico Guida, che è coordinato da noi, quindi dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e vede al suo interno i rappresentanti delle istituzioni e la collaborazione di istituti universitari e centri di ricerca o comunque tutte quelle organizzazioni, quegli enti che hanno a che fare con le dinamiche delle competenze digitali. Dall'altra parte abbiamo la coalizione di Repubblica Digitale, che svolge un ruolo importantissimo con più di 300 iniziative che hanno appunto nel tempo aderito all'innesto e che hanno diverse provenienze, quindi dalla società civile alla pubblica amministrazione al settore privato, e poi abbiamo i cittadini che hanno proposto idee per la strategia nazionale attraverso appunto una consultazione pubblica sulla piattaforma Partecipa, e che quindi hanno anche loro un valore inestimabile all'interno del network. Il tutto si va ad inserire appunto in quella che è ovviamente la strategia a livello europeo e a incastrare appunto con la Digital Skills Job Coalition europea, che mette insieme 24 coalizioni nazionali dei paesi membri e che sicuramente ha un grande valore in termini appunto di creazione di sinergie e di implementazione della strategia europea. Queste che vedete molto, vedremo molto rapidamente, sono le principali tappe di Repubblica Digitale. Nel 2019 viene pubblicato il manifesto per la Repubblica Digitale con l'inserimento nel piano Italia 2025, e poi il percorso di crescita di Repubblica Digitale è sempre appunto sicuramente verso incrementale, come incrementale è anche il numero appunto delle organizzazioni che potete vedere che entrano man mano a far parte della coalizione nazionale. E, nel 2020 siamo entrati a far parte della Digital Coalition Europea, quindi sin dall'inizio, e sono stati istituiti il Comitato Tecnico Guida, è stata pubblicata la strategia nazionale e il primo piano operativo, che poi è stato aggiornato a dicembre del 2022 e che attualmente siamo in fase di abbiamo avviato la procedura per il nuovo aggiornamento, quindi per andare a includere le nuove azioni che faranno parte del nuovo piano operativo, oltre che a monitorare cosa è stato fatto finora. E quali sono, a cosa stiamo lavorando in questo momento? Oltre che, come dicevo, appunto all'avvio della procedura per il nuovo piano operativo e per il monitoraggio,
diciamo, importante sarà il lancio del nuovo portale di Repubblica Digitale e dell'ambiente di autoapprendimento e l'avvio sul territorio delle attività di facilitazione digitale che sono previste appunto dai progetti che sono inclusi nella misura 1.7 prevista dal PNRR e la pubblicazione degli output dei gruppi di lavoro tematici che vedremo poi diciamo, più nel dettaglio più avanti. Solo per inquadrare un po' diciamo, qual è la base della strategica di Repubblica Digitale, facciamo una rapida diciamo, overview su, appunto, sulla strategia sul piano operativo. Diciamo, il percorso della strategia comincia a luglio 2020, appunto quando viene pubblicata, e continua poi con un'altra delle milestone sicuramente più importanti, che è la pubblicazione del piano operativo, che avviene dopo una composizione delle azioni diciamo da parte di tutti gli stakeholder interessati, istituzionali, sia appunto che fanno parte della coalizione, e la scelta di indicatori e valori target da inserire per poi monitorare queste azioni e come queste azioni incidono sul livello di competenza appunto del paese. A dicembre 2021 viene pubblicato il primo rapporto appunto di monitoraggio e successivamente avviato il nuovo ciclo di monitoraggio e aggiornamento annuale del piano operativo che termina poi appunto ad ottobre 2022, come dicevo prima, con la pubblicazione del piano aggiornato. E qui semplicemente appunto viene spiegato in breve qual è il ciclo che viene utilizzato appunto per il monitoraggio e la rilevazione che poi confluisce appunto nel rapporto di monitoraggio e nell'aggiornamento del piano operativo, quindi c'è una rilevazione annuale dell'avanzamento del piano che è misurato attraverso gli indicatori di impatto, la verifica della copertura tra azioni e obiettivi e la verifica del stato di attuazione delle azioni del piano. E il piano si divide appunto in quattro assi: l'asse 1 che è focalizzato sull'istruzione e sulla formazione superiore, l'asse 2 sulla forza lavoro nel settore sia privato sia pubblico, quindi diciamo tratta delle competenze che riguardano appunto la forza lavoro nelle imprese, nel mondo delle imprese e nel mondo della pubblica amministrazione. L'asse 3 è focalizzato su competenze specialistiche e scientifiche, abbiamo visto diciamo, in una delle prime slide che c'è un forte appunto, deficit in Italia, e l'asse 4 è invece focalizzato sui cittadini e che è quello coordinato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e che punta a superare il divario digitale culturale che è presente all'interno della popolazione italiana e sostenere appunto l'inclusione digitale, che è un po' anche il focus di questo nostro incontro di oggi. E qui semplicemente una panoramica delle azioni per ogni asse, in cui diciamo non ci addentreremo, ma era solo per darvi un po' un'idea di quante azioni sono incluse nel piano. E come dicevamo appunto, dopo aver visto un po' qual è la base, diciamo, strategica, andiamo a vedere uno degli attori che è sicuramente più importanti per quanto riguarda in termini, diciamo, di inclusione della società all'interno del network di Repubblica Digitale. La coalizione è un network appunto che è formato da più di 300 iniziative, che ha l'obiettivo di mettere a sistema tutte quelle iniziative che hanno come obiettivo lo sviluppo delle competenze digitali sul territorio nazionale, cercando di sviluppare una serie di collaborazioni e sinergie tra le organizzazioni, identificando magari dei modelli, delle best practices da scalare poi sul territorio nazionale, oltre ad avere un ruolo sicuramente fondamentale per contribuire appunto al raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale per le competenze digitali. Cosa importante, le iniziative che sono censite nella coalizione nazionale che aderiscono al manifesto sono tutte iniziative gratuite e questo diciamo è un requisito fondamentale per poter accedere ad elle. All'interno della coalizione nazionale sono nati dei gruppi di lavoro che lavorano appunto su tematiche, collaborano su tematiche specifiche. Diciamo che un po'
Il via a questi gruppi è stato dato durante la prima edizione dell'Assemblea di Repubblica Digitale, che è stata realizzata a novembre 2021 e che per la prima volta ha riunito tutte le organizzazioni della coalizione, i membri del Comitato Tecnico Guida e le organizzazioni partner di Repubblica Digitale. In questo contesto si sono realizzati appunto 6 workshop tematici, i quali poi hanno avuto un po' avvio i gruppi di lavoro attualmente in essere. Quello che sicuramente verrà pubblicato il proprio output tra poco, sfide opportunità del gaming per la diffusione delle competenze digitali, co-coordinato da Telefono Azzurro, e che ha come obiettivo quello di coprogettare iniziative per promuovere un utilizzo che sia quanto più consapevole dei videogiochi, a partire proprio dalle raccomandazioni per policy maker e educatori. Un altro, a seguire è un po' di lavoro sul superamento delle barriere digitali di genere, che è coordinato dal Dipartimento per le Varie Opportunità e che punta in questo caso a coprogettare azioni che mirino a superare appunto il divario digitale di genere nella popolazione, che abbiamo visto essere uno sicuramente dei punti da indirizzare. E poi inclusione digitale e servizi di facilitazione digitale, che sono un gruppo di lavoro che mira a tirare un po' le linee guida per tutte quelle iniziative che promuovono l'inclusione digitale. Un gruppo di lavoro invece focalizzato sulla diffusione delle competenze specialistiche IT per aumentare il numero delle specialisti IT nel paese, ed uno che ha avuto già il suo esito, nel senso che ha tradotto il DigComp 2.2, che è stato appunto pubblicato sul sito di Repubblica Digitale. La coalizione attualmente conta 335 iniziative che hanno proponenti vari, come già accennavamo prima, e che attraverso attività differenti che vanno dalla facilitazione digitale alla formazione sia formale che informale, alla piattaforma di e-learning, alla comunicazione, arriva al 50,1% dei cittadini. Il 23,6% dei fruitori fanno parte invece del settore privato e il 26,3% del settore pubblico. Ci sono alcuni numeri per quanto riguarda i destinatari nel 2021 che abbiamo raccolto con una survey appunto a tutte le organizzazioni e quindi a cui hanno risposto circa il 50% delle organizzazioni, quindi comunque sono dei dati da prendere sicuramente come parziali, insomma, potenzialmente sono molto di più le persone appunto che hanno usufruito delle iniziative delle organizzazioni all'interno della coalizione. Veniamo in modo più specifico a quali sono le iniziative di Repubblica Digitale all'interno dell'impegno 5.1 di OGP. Allora, sono sicuramente le misure 1.7 del PNRR, quindi rete di facilitazione digitale, servizio civile digitale e fondo per la Repubblica Digitale, che cubano circa 450 milioni di euro in totale. Ci focalizziamo soprattutto sulla rete dei punti di facilitazione e sul servizio civile digitale. Che cosa sono le reti dei punti di facilitazione digitale? Sono delle attività di supporto individuali e on demand appunto ai cittadini nell'utilizzo di internet e dei dispositivi digitali per favorire l'utilizzo appunto di tutti quegli strumenti che permettono di partecipare alla vita sociale e anche di essere formati per aumentare anche il livello di competenze digitali di base, anche su scala nazionale. Questi servizi vengono offerti prevalentemente attraverso, biblioteche altri sportelli pubblici o privati, che sono molto spesso, già attivi sul territorio e che quindi con i fondi vengono ulteriormente potenziati. Le modalità, infatti, organizzative possono variare in ciascuna realtà territoriale rispetto all'ente che proponente, ai partenariati, alle modalità di prenotazione e gestione degli spazi, alle dotazioni tecnologiche, al tipo di assistenza formativa offerta e anche ai facilitatori e agli operatori che sono disponibili.
Diciamo, è importante sottolineare che la rete dei servizi di facilitazione digitale è finanziata dal PNRR, ma in qualche modo si integra anche a iniziative private o ad altre iniziative che sono finanziate con altri fondi dedicati. Uno degli esempi, per esempio, è Digital Metis, che è per l'educazione digitale dei consumatori, che si va appunto ad integrare con la rete dei punti di facilitazione digitale. Digital Metis che destinato in particolar modo agli over 65 o a persone appunto con particolari difficoltà nell'uso degli strumenti digitali e che è finanziato dal MINIT. Quindi questo è un po', diciamo, no, le principali milestone e target che, del progetto e che è partito istituendo appunto un team di governance centrale che è responsabile del monitoraggio delle proposte e supporta l'esecuzione del progetto, arrivando poi a supportare le regioni attraverso un sito dedicato all'implementazione di un sistema di knowledge management, quindi che è attualmente in realizzazione, che permetta di condividere le esperienze, gestire i contenuti, quindi condividere anche esperienze tra le diverse regioni per sicuramente creare sinergie e per lavorare nella stessa direzione. La milestone che è prevista a fine anno è la pubblicazione di gare d'appalto appunto a livello regionale per identificare le associazioni certificate che siano in grado di attivare i punti di facilitazione digitale. E la conclusione del progetto nel 2026 i cittadini coinvolti, diciamo, l'obiettivo è il coinvolgimento appunto di 2 milioni di cittadini. Diciamo, obiettivi simili sono quelli perseguiti dal servizio civile digitale, quindi anche in questo caso rafforzare le competenze digitali e il capitale culturale degli operatori volontari partecipanti, che sono giovani fino ai 28 anni, e promuovere appunto lo sviluppo e il potenziamento delle competenze digitali dei cittadini, proponendo appunto qui servizi di facilitazione digitale di percorsi educativi, e potenziare le competenze digitali degli enti di servizio civile universale che aderiscono all'iniziativa dei percorsi appunto di capacity building. Quindi, diciamo, non solo lavorare sui formatori, ma anche sugli enti di servizio civile. E ancora una volta l'inclusione digitale, che è un po' il leitmotiv che muove appunto tutte queste iniziative che sono finanziate dal PNRR. Quindi chi può aderire al servizio civile digitale? Possono aderire tutti gli enti che sono iscritti all'albo del servizio civile e ogni ente può presentare appunto un programma di intervento poi sviluppabile, diciamo, in progetti, che prevede un impiego complessivo di operatori volontari da un minimo di 12 a un massimo di 30. Diciamo, come le tipologie di servizi che possono essere offerte attraverso il servizio civile digitale sono la realizzazione e il potenziamento della facilitazione digitale presso l'ente, oppure, diciamo, dei percorsi e delle attività che invece sono di formazione, quindi di educazione al digitale. Anche qui, diciamo, la milestone più importante, diciamo, è quella che riguarda, perché in questo caso, nel caso del servizio civile digitale, c'è stato prima del progetto dal PNRR un bando sperimentale e che, diciamo, il cui avvio operativo è stato realizzato a giugno 2022 con l'avvio delle attività di supporto da parte dei giovani volontari. E il lancio invece nel 2022 e 2024 sono previsti, e ovviamente uno dei bandi è già stato pubblicato appunto nel 2022, sono previsti, diciamo, dal PNRR 3 ulteriori bandi, quindi destinati sempre agli enti che sono iscritti all'albo del servizio civile universale. Oltre ai progetti PNRR, nell'impegno di oggi abbiamo incluso anche il nuovo portale di Repubblica Digitale, che è, diciamo, realizzato su due linee. Diciamo, da una parte è dedicato, oltre al monitoraggio della strategia nazionale delle competenze digitali, è dedicato agli enti della coalizione, che avranno un'area riservata in cui potranno comunicare dati aggiornati, promuovere eventi, iniziative di formazione in maniera autonoma, differentemente da quanto avviene oggi. E avrà un ambiente di autoapprendimento che offre al cittadino un catalogo di risorse formative, oltre alla possibilità di ricercare eventi e servizi di facilitazione digitale sul territorio. Quindi, perché
diciamo, sarà un ambiente per l'autoapprendimento, perché entra non è disponibile alcun ambiente dove il cittadino può testare e sviluppare le proprie competenze digitali, e l'offerta di webinar e corsi molto spesso varia e frammentata. E soprattutto l'ambiente che andremo a costruire copre l'intero spettro delle competenze digitali di base ed è basato interamente sul framework Beachcomp. Quindi, qua semplicemente appunto riassumiamo quali sono le principali modalità di fruizione di questo ambiente. Quindi orienta il cittadino alla produzione di contenuti e moduli formativi sulle tematiche nei quali viene rilevato un basso livello di competenza, e è un ambiente appunto con un catalogo, come dicevamo, di contenuti e moduli formativi con un accesso guidato e implementato su Moodle. In prospettiva avrà anche un'attestazione Open Badge. E soprattutto, il grande plus è il fatto di essere un punto di accesso unico agli eventi di formazione ai servizi di facilitazione digitale online sul territorio nazionale. E andrei avanti veloce per non rubare neanche tempo agli altri relatori. E questo ambiente di apprendimento sarà sicuramente utilizzato sia appunto dai cittadini, ma sarà anche di supporto alle misure che vedevamo prima, PNRR, quindi sia al servizio civile digitale che alla rete dei punti di facilitazione digitale, perché sarà utilizzato da parte dei facilitatori digitali e dei volontari per l'attività di assistenza e formazione verso i cittadini. Per i facilitatori digitali sarà il cardine per il proprio percorso di formazione in autoapprendimento, e permetterà appunto la visualizzazione dei punti di facilitazione su una mappa e dei dati aggregati delle misure per i cittadini. Per chiudere appunto il quadro delle iniziative all'interno dell'impegno, citiamo il Premio Nazionale per le Competenze Digitali, che è un'iniziativa di più di comunicazione sicuramente, che ha l'obiettivo di valorizzare quei progetti di sviluppo delle competenze digitali sul territorio nazionale, quindi sensibilizzando e diffondendo la consapevolezza della rilevanza della cultura digitale per cercare di superare l'analfabetismo digitale, individuando buone pratiche che possono essere trasferite in altri contesti e visualizzando risorse educative aperte che possono favorirne sicuramente il riuso. Le categorie in concorso sono quelle che vedete elencate, quindi digitale per tutti, inclusivo, contro il divario di genere e per l'educazione nelle scuole. I numeri della prima edizione sono stati ottimi, quindi 120 progetti candidati, 22 progetti finalisti, con 12,3 mila voti ricevuti su Partecipa. E stiamo attualmente lavorando, cercando di avviare anche il processo per avviare la seconda edizione del premio, perché appunto è un'iniziativa che ha avuto veramente molto successo, che ha portato anche alla creazione proprio di sinergie tra le diverse organizzazioni. Qui vedete semplicemente i vincitori e la cerimonia appunto di premiazione. E la cosa, sicuramente che ha dato un po' di valore aggiunto anche a questa iniziativa è stato che i premi dei vincitori sono stati realizzati da un istituto comprensivo di Francavilla Fontana, che li ha proprio progettati e messi a punto durante i loro laboratori di progettazione grafica. Quindi sicuramente questo ha dato ancora di più, un valore di inclusione maggiore all'iniziativa. Io con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Mi scuso se ho sforato di qualche minuto. Grazie Silvia, grazie davvero, molto interessante. Ricordo a chi ci ascolta che per le domande è possibile usare il box domande e risposte, quindi fatelo lì. Peraltro ce n'è una che rivolgo io ai futuri relatori, per chi non l'avesse vista: non ci sono attività di supporto per invalidi con problemi di locomozione o altri problemi. E la passerei direttamente, invertendo due relatori successivi, a Gianluca Vannuccini della Regione Toscana, che ci parlerà di facilitazione digitale e coinvolgimento dei cittadini nel miglioramento dei servizi. Gianluca, a te. Ciao Flavia, buongiorno a tutti. Intanto condivido schermo. Perfetto. Dovreste vedere il mio schermo condiviso.
Buongiorno a tutti, io appunto sono Gerlo Cavalluccini, sono responsabile dei sistemi informativi di Regione Toscana e in appunto prosecuzione all'intervento di Silvia provo a dare un po' un cenno a quello che stiamo, a come stiamo interpretando in Toscana tutta questa iniziativa lanciata da Repubblica Digitale e in generale il tema delle competenze digitali. Dunque, nel corso degli ultimi due anni in Regione Toscana abbiamo avviato un'iniziativa molto interessante di sistema, direi, perché proprio ha messo assieme tutto il mondo dei comuni, degli enti locali, dei sindacati, dei pensionati, e che abbiamo appunto è stata chiamata Connessi in Buona Compagnia, che è un'iniziativa che fondamentalmente ha attivato una serie di punti di facilitazione digitale, diciamo in connessione con quello che durante la pandemia si era sviluppato come botteghe della salute, in particolare anche introducendo nuove forme di engagement con i cittadini, penso per esempio alle botteghe mobili, quindi il tema, diciamo, per riprendere un po' la domanda fatta dai partecipanti di come si possono aiutare persone con difficoltà motorie, una possibile opzione potrebbe essere quella di individuare dei centri di facilitazione mobili, diciamo così, con piccoli furgoni oppure comunque mobili in grado di andare a, questo diciamo viene incontro sia al tema delle persone con difficoltà motorie, ma anche pensate al tema delle aree interne, quindi un pochino più lontane dai centri più grandi e quindi che hanno magari dove ci possono essere persone che per vari motivi hanno difficoltà a spostarsi. Altri strumenti che mi vengono a mente per dare risposta a Flavia potrebbero essere il tema diciamo di modalità di contact center o di facilitazione diciamo a distanza tramite bot, tramite contact center, diciamo tramite strumenti diciamo da remoto che potrebbero dare un primo orientamento e facilitazione al cittadino senza diciamo necessità di spostarsi fisicamente. Quindi questa iniziativa Connessi in Buona Compagnia diciamo è andata molto bene, tant'è che per riprendere appunto anche i premi citati poco fa da Sive è stata anche diciamo valutata molto bene nell'area digitale inclusiva, abbiamo vinto il premio, per noi è stato veramente un onore poter vincere questa iniziativa, anche perché è stato davvero il corollario di una collaborazione che ha dato davvero ottime soddisfazioni anche a livello proprio di rete che si è venuta a creare. E oggi siamo impegnati chiaramente nel PNRR e nell'attivazione dei centri di facilitazione che appunto Repubblica Digitale ha spiegato poco fa, per cui diciamo per quanto riguarda la Toscana sono stati assegnati più di 7 milioni di euro e il nostro obiettivo quindi è quello di raggiungere questi 169 centri in Regione Toscana nell'ambito del PNRR. Quindi di fatto che cosa accade in Toscana in tema con diciamo competenze digitali? Si parte dall'esperienza dei punti di accesso assistiti a internet che Flavia conosce bene e che sono state forse tanti anni fa diciamo un'iniziativa di sistema molto grande che devo dire ancora oggi resiste, ci sono dei punti di accesso assistito ancora attivi in Toscana, si parte dall'esperienza più recente di Connessi in Buona Compagnia, si parte dal forte clima di collaborazione fra Regione, Anci Toscana, Upi Toscana e il terzo settore e si avvia diciamo una nuova avventura in Toscana per espandere la tematica della facilitazione digitale. Direi che io ho provato un po' a mettere assieme, questo anche nel colloquio con gli enti locali, una rete, diciamo, di una serie di vantaggi di cui a nostro avviso non si può non fare parte. Che cosa intendo? Intendo che far parte di questa comunità ha dei vantaggi, dei benefici per coloro che vi partecipano. In primis, significa conoscere in anteprima le novità dei servizi digitali erogati sul territorio, quindi esce un nuovo servizio online, che ne so per cosa, per prenotare TPL oppure una nuova app, automaticamente tutti i centri connessi a questa rete lo vengono a sapere, quindi possono diffonderlo molto più rapidamente sul loro territorio. Si ha accesso a piattaforma regionale per le competenze digitali o a quella che citava poco fa Silvia di livello nazionale per poter recuperare contenuti informativi e formativi da dare ai propri cittadini. E si è anche aggiornati su nuove forme di engagement digitale e fisico, quindi esempi di poco fa, il tema delle botteghe mobili, il tema dei chatbot, il tema dei call center, quindi se un territorio di livello europeo italiano sperimenta una nuova forma di engagement con i cittadini, far parte di questa comunità significa venirlo a sapere e poterlo applicare anche nel proprio territorio. Oppure utilizzare strumenti definiti con metodologie scientifiche per misurare e monitorare le competenze digitali dei propri cittadini. Fra poco ci arrivo, un tema anche questo molto importante. Ricordiamoci il DESI, come dobbiamo migliorare tutti.
Oppure ancora strumenti uniformi di raccolta e di segnalazione dai cittadini per migliorare i servizi pubblici. Anche questa è un'opportunità di far partecipare i propri cittadini sia a un percorso formativo, sia direi anche un tema di ascolto. Qui diciamo, vengo alla seconda parte del titolo di questo mio intervento, quindi l'importanza anche di unire la facilitazione con l'ascolto e la semplificazione dei servizi. In Toscana abbiamo provato anche a fare un passo oltre col tema di questa figura del facilitatore digitale che grazie alla nostra direzione formazione e lavoro è stato iscritto nel catalogo regionale dei profili qualificati individuando un corso professionale della durata di 450 ore che dà proprio un certificato riconosciuto sul repertorio regionale con una qualifica professionale formale strutturata che può essere utilizzato da qualunque agenzia formativa per sviluppare attività formative e per creare questi nuovi profili. Su questo devo dire stiamo lavorando a stretto contatto con l'assessorato alle attività produttive e anche a quelle della formazione e lavoro in modo da chiudere il cerchio, cioè produrre una nuova figura ma anche produrre un tessuto che generi domanda, che generi un mercato per questa figura. Quindi questo penso sia un tema molto importante. Accennavo poco fa al tema della misurazione delle competenze digitali, un elemento molto importante perché tutti noi siamo nel mezzo di una sfida importante come paese, dobbiamo migliorare su questo indice DESI, sul posizionamento dell'Italia in tema di competenze digitali. Ovviamente non è l'obiettivo migliorare nel DESI, ma l'obiettivo è migliorare le competenze digitali della cittadinanza e quindi si auspica e spero, questo è un messaggio che do a Repubblica Digitale, ma so che già ci stanno lavorando e siamo molto contenti anche di poter collaborare se possibile, un unico sistema nazionale per l'elevazione di competenze digitali dei cittadini in modo che ogni regione o ogni territorio non debba reinventarsi un sistema a sé stante, ma si possa avere un qualcosa che sia condiviso con DTD, con Istat, con l'università, in modo da matcharlo direttamente con i KPI del DESI e andare a vedere via via l'outcome di tutto il lavoro che tutti noi facciamo durante la facilitazione digitale. In realtà non solo facilitazione ma anche creare un momento di dialogo e di incontro con i cittadini. È chiaro che non sempre le difficoltà stanno nelle competenze del cittadino, no? Cioè molto spesso dobbiamo mettere in discussione il servizio e magari ci possono essere degli elementi di miglioramento del servizio, cioè magari quel servizio è poco usato perché in qualche caso è poco usabile o può essere migliorato. Per cui l'obiettivo è quello di far tesoro dei momenti preziosi di incontro al cittadino per raccogliere i feedback che eventualmente vengono forniti durante la facilitazione. Quindi l'idea è quella di andare a individuare una sorta di basket dei servizi, quindi stiamo pensando ad un basket dei servizi sia di livello nazionale che regionale che locale, quindi inseriremo una serie di servizi in cui il cittadino andando al centro di facilitazione sa che verrà aiutato quantomeno in modo prioritario su questo set di servizi. Questo è giusto un elenco perché l'elenco è più ampio, ma l'idea è proprio quella di individuare un basket che appunto è dinamico chiaramente, quindi arriva il comune X e mi dice guarda io ho fatto un nuovo servizio online che è ritenuto molto importante, lo aggiungiamo a questo basket e quindi i contenuti di ciascun servizio saranno veicolati tramite le piattaforme di formazione, ma anche la facilitazione e anche l'ascolto saranno focalizzati su quel servizio. Quindi l'idea è quella di coinvolgere il facilitatore nel raccogliere i suggerimenti di miglioramenti sul servizio, e giusto qualche esempio di form che stiamo preparando proprio in questi giorni, quindi a valle dei servizi su cui io ho fatto l'attività di facilitazione, quindi servizi incontrati dal cittadino durante la facilitazione, vado a raccogliere i suggerimenti o le indicazioni di miglioramento e chiaramente posso anche raccogliere il grado di soddisfazione su quel servizio, quindi andare a fare una analisi proprio anche di customer vero e proprio, quindi anche di soddisfazione da parte del cittadino nell'utilizzo di quel servizio che magari ha appreso nel centro e che magari utilizza anche in quel periodo. Quindi chiudo appunto l'intervento. In generale noi stiamo cercando sia di vedere il tema dell'apertura dei centri ma anche di unire questa opportunità con altre potenzialità derivanti dall'incontro e dalla facilitazione con i cittadini. Bene, io ho concluso. Non so se Flavia Flavia ha avuto la connessione, sì, vai tu Ugo.
Ok, allora subentro io e ci cambiamo di ruolo con Flavia agevolmente. Grazie, grazie Gianluca. Ricorderemo poi più avanti la vostra iniziativa di domani relativamente ai dati aperti. Metterò il link direttamente in chat, così vi, come dire, diamo forza ulteriore a questo approccio integrato. Andrei avanti con gli interventi previsti, chiedendo l'intervento di Pia Social. Sì, buongiorno a tutti. Eccoci, grazie. Vediamo. Luisa Gabbi, grazie della tua partecipazione. Prego, a te grazie. La parola. Grazie a voi dell'invito. Buongiorno a tutti. Il mio vuole essere un semplice contributo da parte di una delle associazioni della società civile che partecipa al forum multi-stakeholder, che si chiama appunto PIA Social. Il titolo è autoesplicativo: come informazione e comunicazione pubblica digitale possano essere un presidio di qualità dell'interazione online e dei diritti digitali. Intanto il forum multi-stakeholder appunto prevede una partecipazione a alcune informazioni, diciamo, di contesto di una componente pubblica e società civile. Noi siamo appunto nella società civile insieme ad ActionAid, Cittadini Reattivi, Fondazione Etica Libera, The Good Lobby e altri soggetti. Ci chiamiamo PA Social, ma a dispetto del nome non ci occupiamo solo di PA né solo di social, ma siamo nati nel 2017, allora eravamo tutti comunicatori pubblici agli albori dei social, in particolare di Twitter, come strumenti di servizio di comunicazione ai cittadini. E da lì, diciamo, abbiamo seguito in tutti questi anni tutta l'evoluzione del digitale e l'associazione si è aperta a tutte le professioni del digitale, appunto dai comunicatori e della comunicazione pubblica e dell'informazione, ai giornalisti, ai social media manager che ancora non hanno un'identità riconosciuta, perché come abbiamo visto anche dall'intervento nel dottor Vannuccini, il digitale comporta, come sappiamo tutti, insomma, la necessità di riconoscere nuove figure professionali, esattamente come ha fatto la Regione Toscana, che ha riconosciuto il facilitatore digitale dal punto di vista ufficiale. E questo è un percorso sul quale anche noi come associazione ci stiamo muovendo, ma questo ve lo dirò in seguito. Quindi il nostro obiettivo era soprattutto quello di promuovere una cultura della democrazia, della responsabilità, della correttezza relativa alla cultura digitale. E quindi perché anche manteniamo questo PA nel nostro nome? Perché comunque è indubbio che rispetto a un'evoluzione del digitale che si sviluppa soprattutto, come sappiamo, attraverso grandi player privati e seguendo il mercato e seguendo dinamiche non sempre trasparenti, è appunto necessario un presidio, e anche quello che sta facendo il processo di open government da questo punto di vista. Quindi la pubblica amministrazione, in dubbio, per come noi la conosciamo, noi in Italia lo conosciamo, insomma, è un presidio democratico, e nella comunicazione pubblica, soprattutto nel nostro paese, nonostante appunto per quanto riguarda la cultura digitale dei cittadini, abbiamo visto, come ci ha detto prima appunto la collega Conticelli, a livelli, insomma, diciamo molto bassi a livello europeo, invece dal punto di vista della comunicazione pubblica possiamo dire che il nostro paese è molto avanzato, e quindi, diciamo, anche può essere un punto di riferimento per l'innovazione dal punto di vista della comunicazione. Quindi la stessa legge 150 del 2000, che noi conosciamo, insomma, che introdusse il primo sportello, insomma, di comunicazione ai cittadini, l'URP, che è stato un servizio fondamentale ed è un servizio di fatto di comunicazione, che ora naturalmente ha uno sviluppo digitale, è comunque stata impostata secondo due grandi etiche: quella del dipendente pubblico e quella del giornalista, due grandi deontologie, insomma, di rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini. Quindi questo, diciamo, è un po' il parametro che ci dovrebbe orientare anche nel comunicare. Indubbiamente, diciamo, anche tutte le operazioni che noi stiamo promuovendo, adesso non ripeto le cose che sono state raccontate molto bene, spero che possiamo avere le slide di Silvia, perché anche per noi, insomma, diciamo, chiariscono bene anche tutta la strategicità del percorso e tutte le azioni che sono
messe in campo, peraltro non ricordo se l'ho detto, ma nella community si può aderire in qualsiasi momento, quindi la community è una comunità aperta sia alle organizzazioni civili che alle organizzazioni private. Comunque è questo percorso che ci porta a dover rafforzare, insomma, le competenze digitali e i diritti digitali, a recuperare questo profondo gap che appunto caratterizza il nostro paese, e che prevede punti di facilitazione digitale, avrebbe necessità naturalmente di una sua stabilizzazione, di una sua regolarizzazione. C'è appunto questa idea bellissima della scuola diffusa, che poi è un'idea che, diciamo, durante la pandemia ha avuto una sua forza, cioè della scuola che esce dalla scuola per andare verso il territorio. Il sogno è naturalmente che appunto la possibilità di trovare un luogo fisico o appunto digitale per tutti i cittadini, per tutti noi, per potersi aggiornare, perché appunto ovviamente è tutto sempre in evoluzione, sarebbe appunto l'ideale per continuare, insomma, diciamo, queste azioni al di là dei progetti, insomma, estemporanei che possono intervenire. L'informazione e la comunicazione pubblica, diciamo, tra virgolette, perché comunque la comunicazione pubblica è un punto di riferimento per chiunque voglia fare buona comunicazione e informazione anche nel privato, dovrebbe essere di accompagnamento a tutte queste azioni per renderle note. Diciamo, ci diciamo tutti noi comunicatori e informatori pubblici e giornalisti pubblici che la comunicazione è una funzione strategica. Poi sappiamo tutti noi dentro le pubbliche amministrazioni, diciamo, un po' le battaglie che si fanno, insomma, per il riconoscimento. Lo stesso PNRR non ha riconosciuto in tutte le sue strategie questa funzione. Quindi, diciamo, sta a noi, per dare efficacia e per dare qualità appunto in quest'ottica delle grandi etiche che accompagnano i processi di comunicazione, per dare qualità ai nostri progetti, poter affiancare delle azioni di comunicazione. Quindi, diciamo, per l'inclusione digitale e la partecipazione dei cittadini è rilevante non solo progettare la formazione, ma anche progettare l'informazione e la comunicazione. E dal nostro punto di vista, appunto, per raggiungere una cultura digitale condivisa, tra l'altro abbiamo anche una fondazione Italia Digitale che è nata l'anno scorso e che appunto amplia, insomma, l'idea appunto non solo della comunicazione ma tutte le funzioni del digitale. A Torino anche quest'anno ci sarà la seconda edizione del Festival Digitale Popolare. E come associazione, dicevo, non so se rispondo al signore che ha fatto la domanda su come raggiungere gli invalidi. Noi offriamo moduli online gratuiti di formazione, sono a spot, ovviamente hanno una continuità relativa, però insomma ci sono e sono reperibili. Naturalmente noi partecipiamo ai tavoli delle community e anche ad alcune attività, siamo presenti peraltro in Repubblica Digitale, e da sempre sosteniamo una riforma della legge 150/2000, perché la legge è nata in un tempo in cui la parola digitale non esisteva, diciamo, all'interno della legge, nonostante fosse un'ottima legge, poi fossero seguite direttive migliorative, però è tempo, insomma, non è sufficiente, diciamo, che i professionisti delle pubbliche amministrazioni si formino e siano aggiornati se poi la legge non sa mai dove inquadrare una figura o l'altra e non prevede nuove figure. Quindi, diciamo, è una battaglia che con tanti altri soggetti del mondo dell'informazione e della comunicazione cerchiamo di portare avanti. Anche noi abbiamo promosso un riconoscimento, cioè l'attestato esperto in comunicazione e informazione digitale presso il MISE, proprio per dare la possibilità a queste nuove figure del digitale, insomma, di avere almeno un riconoscimento, un piccolo passaporto, insomma, per porsi in questo mondo. Niente, quindi ringrazio tutti, credo che questo percorso sia molto importante, molto interessanti sono gli scambi, insomma, tra i diversi soggetti che partecipano, e vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie a te, grazie anche a Ugo per il ponte che ha fatto. Purtroppo è crollata malamente la rete nel quartiere, è andata bene così.
Quindi adesso passiamo, siamo tra l'altro in tempo, quindi siete stati bravissimi. A proposito di società civile, ne aggiungiamo un'altra. Quindi Andrea Borruso dell'Associazione Ondata, che parla del Vademecum su dati aperti, quindi diciamo il secondo dei due impegni del quinto, della quinta parte, quindi un monitoraggio civico. Andrea, che ci racconti? Comincio vai. Io che... Ah, ok, sorry. Sì, hai ragione. Era questa la scaletta, io sono in un'altra riunione, per cui mi devo lasciare al più presto. Perdona, va bene, va benissimo. So che questa è molto del 5-1, comunque parlerò dell'azione, della seconda azione, della seconda parte dell'azione 5, che è più pratica. Spesso ci si lamenta che mancano i dati o che mancano le competenze per analizzare i dati. All'interno del PNRR c'era una grossa difficoltà, perché prima che Regis cominciasse a pubblicare i dati, comunque abbiamo dovuto attendere i tempi tecnici di realizzazione della nuova piattaforma rispetto a un programma che è completamente nuovo. Quindi per avere i dati sul PNRR abbiamo dovuto attendere dei tempi tecnici, adesso sono usciti, però chiaramente a inizio di Piano Nazionale del Governo Aperto c'era questo gap. E quello che abbiamo voluto fare come ANAC, ma come associazioni della società civile, organizzazioni della società civile, altre amministrazioni stanno partecipando al quinto NAP, è stata un'azione di innovazione digitale inclusiva. Innovazione digitale inclusiva mettendo a disposizione i dati che già esistevano, cercando di metterli a sistema in modo da poter cominciare già da subito a monitorare il quinto NAP. È stata un'azione che ha dato risultati bellissimi, perché c'è stata veramente co-creazione tra pubbliche amministrazioni e organizzazioni della società civile. Andrea vi spiegherà quello che hanno fatto. C'è stata una grossa parte delle organizzazioni della società civile senza le quali i dati vengono pubblicati dalle pubbliche amministrazioni, ma non servono. I dati non hanno un loro valore se non vengono utilizzati, se non diventano parte del patrimonio comune delle community, dei cittadini, della società civile, se non diventano azione, vengono trasformati in azione che può essere di monitoraggio, ma anche di cambiamento rispetto alle strategie della pubblica amministrazione e rispetto anche a chiedere nuovi dati per seguire fenomeni che sono di interesse. Rispetto a questo, io penso che il 5-2, poi Andrea vi racconterà, abbia avuto i suoi risultati. Questa settimana per il Governo Aperto ANAC ha pubblicato i dati dell'inclusione di clausole per il rispetto della parità di genere e della parità generazionale, dell'inclusione generazionale nelle gare pubbliche. È un grande risultato dovuto anche alle organizzazioni della società civile, Andrea e altre organizzazioni che ce l'hanno chieste. E con questo lascio la parola ad Andrea e vi ringrazio. Buongiorno, grazie Gianpaolo, grazie Flavia, grazie a tutte e tutti. E condivido lo schermo, mi metto pure un timer per evitare brutte figure. Ok, fatto. E condivido lo schermo e facciamo questa. Ok. Quello che vi voglio raccontare è uno dei frutti del tavolo in cui ho il piacere di partecipare. Vi voglio raccontare proprio cos'è questo Vademecum su dati aperti, che in parte è stata, come dire, un'esigenza da costruire, perché c'era un po' un vuoto, era pure difficile andare a comprendere quale fosse lo stato dell'arte sui dati pubblici aperti sul PNRR, ci metto sempre una R in più. Io sono il presidente dell'associazione Ondata, che è un'associazione che promuove proprio l'apertura dei dati pubblici affinché possano diventare un bene comune.
Questa è un'azione che in qualche modo deriva anche dalla maturità associativa, nel senso che nel tempo abbiamo capito che questo tipo di contributo era forse il miglior contributo che potevamo dare e che siamo riusciti a dare provando a dialogare in maniera continua, alle volte bene, alle volte male, alle volte con delle risposte, alle volte con il silenzio, ma sempre con la pubblica amministrazione e, ove possibile, sempre in maniera bilaterale. L'obiettivo del tavolo in cui sono seduto è molto interessante. Nella pagina di OpenGov trovate i dettagli, ma quello di base è proprio, è la frase introduttiva, creare le condizioni per favorire l'uso del patrimonio informativo esistente. Nelle norme sui dati aperti c'è una bellissima frase che dice proprio la valorizzazione del patrimonio informativo del settore pubblico, che io preferisco decine di volte di più alla parola dati aperti. Patrimonio informativo del settore pubblico, secondo me è quella la parola giusta, partendo dal miglioramento e dalla messa a sistema delle risorse esistenti e avviando un ciclo di vita virtuoso di co-creazione che coinvolga tutti gli stakeholder. Questa cosa in qualche modo di partire da quello che già c'è, a me è sembrata molto interessante, ma non per risparmiare tempo, non per fare di meno, ma perché in realtà delle volte ci sono risorse, ci sono informazioni, ci sono persone, ci sono uffici di qualità, di interesse, ma magari non sappiamo che esistono, magari è un po' complesso leggere alcune di queste informazioni, alcuni di questi dati, e quindi uno dei punti del tavolo, uno dei punti dell'obiettivo era proprio partire dall'esistente, perché c'è dell'esistente, e su quello lavorare, co-creare, confrontarsi, cercando, non si riesce sempre, di attivare in maniera il più proattiva possibile tutti i portatori di interesse. Abbiamo lavorato con, come dire, con dei punti che sono quasi da manuale delle giovani marmotte, no? È chiaro che è facile dire che è importante confrontarsi, ascoltare, proporre, approfondire. Però per esperienza personale, quest'anno ne faccio 50, quindi ormai insomma c'ho una certa età, non è così comune mettere in fila questi punti. E una cosa interessante di questo tavolo, secondo me, è stata proprio questa, che ci abbiamo provato, ci siamo spesso riusciti, non funziona sempre, ma sono punti fondamentali, con anche sorprese, nel senso che delle volte capitava che a valle di una riunione in cui si accennava magari all'opportunità di rendere più leggibile un certo dato, di far uscire un certo dato, penso ai dati anche di OpenCoop che citerò fra poco, poi magari quel dato usciva e il dato OpenCoop sul PNRR, e la sorpresa è stata fatta proprio un anno fa per l'OpenGov Week del 2022. Difatti, proprio due punti di storia: a maggio 2022 escono finalmente dei primi dati di dettaglio PNRR, fino a quel momento non c'era nulla, il PNRR era iniziato già da un bel po' di tempo, e ci viene fatto questo regalo proprio in quella settimana. A marzo 2023, quindi ieri, sui Teledomani, sul sito ufficiale del PNRR, c'erano soltanto 5.000 progetti, c'erano soltanto informazioni di dettaglio legate a 1 miliardo di euro, veramente poco roba, e c'erano 4 gare, non per dire poche, come quando si dice 4 gatti, erano veramente 4 gare indicate, ripeto, fino a marzo 2023. Era una sorta di emergenza informativa, per cui come campagna di bene comune, di cui l'associazione Ondata fa parte, come Osservatorio Civico PNRR, come tante altre associazioni, penso Open Policy, Action Aid, Transparency International, Moniton, mi dispiace dimenticare nomi, abbiamo fatto tante azioni per dire: ma c'è un progetto così enorme, così importante, è mai possibile che non ci siano dei dati utili per fare un
di monitoraggio, analisi, monitoraggio di impatto. Mentre facevamo queste campagne, mentre alzavamo a volte il ditino per dire questa cosa, ci siamo chiesti nel tavolo di lavoro, ma ci siamo chiesti anche in altri spazi dove lavoriamo, ma non ci sono altre banche dati utili in Italia, in attesa che escano, come dire, i dati ufficiali PNRR, e allora emerge l'idea di creare un vademecum che potesse raccontare lo stato dell'arte. Diciamo, a questo punto dobbiamo mettere una milestone ad aprile, quando escono finalmente, 2023, quando escono finalmente i primi dati PNRR sul sito Italia Domani, di dettaglio e di interesse, per poter fare analisi. Cosa avevamo fino a quel momento e cosa abbiamo inserito nel vademecum? C'erano soltanto, tra virgolette, queste quattro fonti. Fonti molto importanti, perché parliamo del progetto OpenCoop, uno dei progetti più interessanti legati a questi temi, un progetto, come dire, vecchio nel senso positivo, c'è la sua storia, un progetto premiato, c'è la banca dati di dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, c'è il servizio contratti pubblici con una banca dati poco conosciuta ma molto interessante, perché consente di avere il quadro non solo di bandi, avvisi, ma anche di recuperare i documenti tecnici, non sempre, ma spesso sì, documenti tecnici presenti nelle gare, nei bandi. E poi la banca dati di Open BIDAP, il bilancio aperto della pubblica amministrazione. E per ognuna di queste fonti cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una pagina con l'obiettivo di cercare di essere, diciamo, il più per tutti e tutte possibili. È un obiettivo difficile, secondo me, pressoché, come dire, a volte vendiamo la Fontana di Trevi quando diciamo che è per tutti, perché sono obiettivi che soltanto per certe tipologie di progetti sono realizzabili. In qualche modo, dati di questo tipo sono dati che richiedono un po' di studio, richiedono anche essere un po' specialisti, sia un po' di elaborazione dei dati, sia un po' dei temi, perché sono dati che hanno anche una parte burocratica e formale che bisogna conoscere prima di poterli leggere. E allora abbiamo raccontato che cosa sono queste banche dati, come sono accessibili, con degli approfondimenti. Abbiamo inserito elementi anche narrativi, cioè abbiamo raccontato che ad esempio un CUP c'ha una sua pagina web sul sito OpenCoop, questa è una feature che c'è da tanto tempo, che consente di aprire una pagina e quindi studenti del liceo, ricercatori, chi fa mappe, può mettere il link correlato a un CUP e si apre. Ma in questa occasione un'altra cosa molto interessante è che dialogando anche nel tavolo sono usciti appunto questi dati sul focus PNRR, quindi un estratto dall'enorme banca dati dei CUP in cui c'era l'etichetta PNRR. Un altro punto di dialogo, Giampaolo mi ha preceduto, è ovviamente ANAC, che da anni pubblica dati interessantissimi e importantissimi. Non pubblicava fino a poche settimane fa le gare etichettate come PNRR, c'era un po' l'insieme globale molto grosso, mentre adesso hanno pubblicato una banca dati che si chiama Bandi PNRR. È avvenuto, ripeto, un paio di settimane fa, l'annuncio l'ha dato Giampaolo oggi, ma dietro le quinte è uscito due settimane fa. È una cosa molto interessante anche qui, descriviamo un po' come sono fatte le banche dati, come si leggono i numeri di queste banche dati, abbiamo documentato, grazie al dialogo con ANAC, che se sei un po' esperto esistono anche le API, quindi le modalità di interoperabilità machine to machine, per accedere a questi dati. Queste API erano in qualche modo utilizzate soprattutto dalle pubbliche amministrazioni. Nel dialogo lungo il tavolo è emersa questa opportunità e dialogando con ANAC è uscita l'opportunità di rendere la descrizione di accesso per questi dati ad ANAC pubblica. Quindi ci sono le API, sono descritte, se so fare questo lavoro procedo.
banca dati, servizio contratti pubblici, è una banca dati interessantissima ed emerge ancora una volta come la cosa interessante è l'insieme di questi dati, cioè queste fonti dati pubblicano informazioni in parte sovrapposte, in parte no. La cosa interessante sono i meccanismi di interoperabilità che sono dovuti soprattutto a codici, soprattutto i codici CUP, il codice unico di progetto e i codici CIG, i codici identificativi delle gare, che sono identificativi più o meno presenti in tutte le banche dati, che consentono di fare poi il mestiere di costruire, come dire, analisi, ricerche, elaborazioni, facendo questo lavoro, alle volte complesso, di estrazione dati. Anche qui ci sono API e possibilità di ricercare. Ritorno un attimo alle slide. Abbiamo aggiornato in queste ore il Vademecum perché era necessario raccontare che su Italia Domani, nel catalogo Open Data, sono stati finalmente pubblicati una decina di dataset molto importanti. Un punto di nota utilissimo è che finalmente vengono pubblicate le localizzazioni, quindi i progetti possono essere in qualche modo fotografati sul territorio. Questa è una bellissima novità. La novità più importante è che è finita l'emergenza PNRR dal punto di vista informativo, perché sono stati pubblicati dati su 50.000 progetti validati e su 130.000 progetti in totale. Mancano ancora alcune informazioni, non ci sono molte date, per esempio. L'avanzamento lavori è difficile da poter valutare. Nel dataset che ha annunciato Giampaolo è molto interessante non solo che sono i codici gara associati al PNRR, ma ci sono anche la possibilità di monitorare parte degli obiettivi trasversali, come quelli legati al genere, ai giovani, perché le norme prevedono che siano tracciate, che ci sia una premialità rispetto a donne e giovani, ed esistono dei dati. In settimana ci sarà, giorno 12, nel contesto dell'Open Gov Week, una presentazione di una prima analisi legata a questi temi, legata a questo dataset. E poi i dati regionali, lo apro un secondo, non c'è niente di speciale, ma siccome il dottor Vannuccini ha parlato prima di me, mi piace fargli un plauso, perché comunque la Regione Toscana è stata ha creato uno degli spazi più ricchi e più interessanti che sta facendo un po' scuola sul PNRR, e abbiamo inserito nel Vademecum anche il riferimento a quelle regioni che stanno pubblicando dati, stanno curando dati in autonomia, perché ci sembrava molto interessante per chiudere il Vademecum. Il valore è nell'insieme di persone, di idee e di dati aperti. Questo è il mio indirizzo, ma soprattutto se volete seguire un po' i lavori in corso che stiamo facendo, quella è l'URL della nostra newsletter. Scusate, ho sforato di poco. Pochissimo, dai, che va bene così, anzi ci voleva, proprio per vedere anche lì proposte sì concrete anche, e il bello di questo mondo è che le cose si possono copiare, e anzi se si copiano vengono anche meglio, perché quindi suggerisco non solo alle altre associazioni di copiare quello che fate voi, ma anche gli altri enti, come suggerivi giustamente tu, la Regione Toscana ha già fatto delle cose, e copiatela, che così salite sulle spalle del gigante e vedete più lontano di lui, che è questo il concetto per cui si può fare. Se ci sono domande, questo è il momento, abbiamo ancora un pochino di qualche minuto c'è, per poi le conclusioni di Ugo Bonelli. Vediamo se grazie Luisa per il molto interessante, se ci sono domande o direi che aspettiamo 10 secondi, se qualcuno è un po' timido e non ha coraggio di dirlo subito, se no a te Ugo e le conclusioni. Grazie mille. Grazie Flavia, grazie a tutti i partecipanti, ma davvero io cerco solo di, come dire, mettere un po' insieme i vari, no, i vari pezzi che abbiamo ascoltato in quest'ora e mezza, cercando proprio di unire, no, i due temi che all'apparenza possono sembrare, no, distanti, e cioè, no, il disporre di strumenti per facilitare l'apprendimento e, no, la conoscenza, strumenti digitali ovviamente,
E nello stesso tempo, no, una tematica che sembra più tecnica, no, come diceva Andrea, più difficile da comprendere, no, ai non addetti ai lavori. Ecco, l'obiettivo proprio di questa giornata, ma in generale dell'impegno che poi è articolato, dell'azione che è articolata in due impegni, è proprio quello di unire questi punti. Come poi ha d'altronde ribadito anche il recente documento di OGP sulla strategia. Molti di voi sapranno che appunto nelle scorse settimane no, si è aperta una discussione sulla strategia OGP in generale nel corso dei prossimi 5 anni. E nel documento conclusivo che OGP ha predisposto si legge proprio come la tecnologia o comunque il digitale deve essere ha ribadito il concetto di strumento, no, della tecnologia e del digitale come variabile che consenta a tutti di conoscere, comprendere e di partecipare alle decisioni pubbliche. Ecco, noi ne parliamo da molto, no, di questa funzionalità della tecnologia, passatemi questo termine, però è proprio è la sintesi ultima, no, di questo percorso. Abbiamo visto, Andrea lo ha ricordato, la carenza di patrimonio informativo pubblico su determinati investimenti, su determinate iniziative. Questo ovviamente deve essere superato. Insomma, la mia sintesi vuole un po' essere un richiamo a rendere tutto questo molto comprensibile, molto fruibile. E dobbiamo arrivare all'obiettivo di avere un percorso standardizzato di pubblicazione di dati, di informazioni relativamente al PNRR, ma non solo naturalmente, quindi dati sull'azione pubblica, no? Ma nello stesso tempo poi ci vuole la diffusione, la capacità di arrivare a tutti, no? E quindi in questo senso l'impegno 501, no, aiuta, no, in questo processo di diffusione sul territorio di questa conoscenza aperta. Da questo punto di vista mi piace anche ricordare le iniziative pilota che fanno parte del progetto OpenGov, che sono ricomprese sempre nella linea 1 di questa iniziativa e che sta vedendo, appunto, come ci ha ricordato Gianluca Vannuccini, la Regione Toscana molto avanti da questo punto di vista e con delle bellissime iniziative di coinvolgimento, no, sul territorio proprio per la conoscenza diffusa sui dati, ma non solo. Nello stesso tempo sta prendendo corpo, è già stato avviato, ma si sta concretizzando un progetto analogo della Regione Liguria. Ecco, uno degli obiettivi è quello di cercare di semplificare, no, di avere piattaforme per l'esposizione dei dati che siano facilmente utilizzabili anche da non tecnici e facilmente condivisibili, proprio per quello che dicevi anche tu, Flavia, no, del copiare, no, soluzioni. Non voglio utilizzare il termine riuso perché non mi piace, e anche questo rischia di diventare poco inclusivo, no, se volete, ma no, cercare di avere dei processi di pubblicazione di dati e di informazioni che siano standard, omogenei, proprio per riabilitare, no, quel circolo virtuoso di scambio informativo tra amministrazioni nel miglioramento di quello che andiamo a pubblicare relativamente all'azione pubblica. Vi metto in chat, colgo l'occasione per aggiungervi il link all'evento di domani della Regione Toscana, che vedrà anche, appunto, dei colleghi Formez svolgono un ruolo, appunto, di moderazione e di intervento. E mi piace anche ricordare un altro tema a proposito di quello che diceva anche Andrea sui dati aperti, è solo la segnalazione del fatto che probabilmente siamo arrivati al momento conclusivo della pubblicazione delle nuove linee guida sui dati aperti, che richiamano
lo strumento delle API, no? Questo strumento per lo scambio di dati ed informazioni tra, tra diversi soggetti. Ecco, da quello che sappiamo nelle prossime settimane, le nuove linee guida, il nuovo testo con numerose novità dovrebbero essere pubblicate. Ecco, anche questo spero e confido che sia un ulteriore elemento di standardizzazione, no, nel processo di pubblicazione e di consultazione dei dati. Basta, detto questo, io vi ringrazio tutti i partecipanti degli interventi interessanti. Spero che alla fine di questa settimana, insomma, si possa avere un quadro complessivo delle tante iniziative anche che sono nate sul territorio, nelle amministrazioni e nella società civile. Il nostro compito è proprio quello di cercare di metterle insieme e cercare di dare impatto a un processo e a un progetto che è anche poco conosciuto, no? Ahimè, presso il grande pubblico. Ecco, credo che il nostro ruolo sia proprio quello di cercare di mettere insieme, no, questi vari elementi, queste varie iniziative, e per arrivare poi a degli obiettivi, insomma, tangibili, raggiungibili alla fine di questo percorso, che sarà naturalmente, diciamo, dicembre del 2023 come piano di azione, ma insomma nello stesso tempo poi partiranno le attività di progettazione del nuovo piano e della partecipazione italiana al nuovo ciclo di OGP. Quindi intanto grazie a tutti i partecipanti, grazie Flavia, grazie al Dipartimento che ha predisposto questa bella iniziativa, e no, ce ne saranno molte, e quindi insomma vi invito tutti a seguire sia l'evento di domani, che ovviamente è della Regione Toscana ma che è focalizzato su un aspetto specifico, ma in generale un po' tutti le iniziative di questa settimana, per poi chiudersi ovviamente con l'iniziativa di venerdì 12, che è la riunione della community, di tutta la community OGP Italia, che appunto vorrà fare un po' la sintesi un po' di questa settimana di iniziative e di proposte. Quindi grazie a tutti. Flavia, ti ridò la parola per i tuoi saluti, ovviamente. Grazie a voi, no, io saluto e basta, vi lascio al vostro pranzo, grazie davvero di averci ascoltato, di aver interagito. Anche grazie dei complimenti, grazie a voi relatrici e relatori. Finalmente non c'è stato neanche bisogno della parità di genere, perché c'era, e anche interventi non solo di persone anziane come la sottoscritta. Quindi grazie davvero e buon lavoro a noi insieme. Grazie a tutti. Oh, grazie.